vedete, lì c'è l'indirizzo della nostra associazione www.redwork.com. Poi ho anche una cattura della schermata del sito. Se volete andare sul sito trovate le iniziative di cui ci occupiamo. E poi se volete collaborare anche a qualcosa che facciamo noi, siamo un'associazione con tantissimi studenti al nostro interno. Se siete appassionati anche di solo uno di tutti i temi di cui ci occupiamo, potete chiedercelo e collaboriamo, organizziamo eventi e progetti. Abbiamo anche la pagina Facebook, cercate Good at Work e potete senza nessun problema mettere commenti, post, proporre idee, chiedere informazioni, eccetera. Ok, questo è il sito internet, lo vedete in questo modo, oggi la notizia è un blog fondamentalmente, la notizia principale è proprio quella che abbiamo iniziato questa serie di seminari e poi che organizziamo dei corsi gratuiti di Linux. Se qualcuno è interessato vi potete scrivere, c'è scritto come fare. Allora, voi avete detto che usate Photoshop a scuola, ok, Photoshop vi è già stato spiegato che non è un software libero, perciò ci hanno chiamato per farvi vedere anche prodotti equivalenti a quello, che fanno delle cose molto simili e che sono software libero, e per di più sono anche gratuiti, fra l'altro, tutte le cose di cui vi parleremo sono software libero e gratuiti. GIMP è il programma che si occupa di manipolazione di grafica. Questa, vedete, è una cattura di una schermata di Wikipedia e vi spiega che cosa è questo programma, che potete fare fotoritocco, eccetera, tutto quello che più o meno potete fare con Photoshop. Fra l'altro, al pari di Photoshop, è un programma modulare, quindi ha la possibilità di aggiungere plugin sviluppati o da chi sviluppa GIMP o da terzi o da altre persone per aggiungere effetti particolari, dai, Federica è espertissima su questa cosa, cioè dai pennelli fino agli effetti di sfumatura, di quadrettatura, tutti i filtri che se ne trovano tantissimi, come si trovano tanti di Photoshop, si trovano tantissimi di GIMP. La maggior parte di quelli di GIMP sono gratuiti di filtri, quindi potete pennelli, ci sono tutte le estensioni, le potete aggiungere quante volete. Questo è il sito ufficiale di GIMP, gimp.org. Potete andare lì e scaricarlo. In realtà, se avete un sistema Linux, non avete bisogno di andare sul sito, è un po', viene gestita questa cosa come le app dei telefonini. In realtà, dal sistema operativo potete visualizzare tutti i programmi che sono disponibili e scaricarlo. Per gli altri sistemi operativi, andate sul sito, vedete ora è uscita la versione 2.8. Noi stiamo utilizzando la 2.6 su questo computer. E lo potete scaricare, potete trovare un sacco di informazioni, c'è anche un ottimo tutorial, fra l'altro c'è qui sul sito, che spiega dettagliatamente tutte le funzionalità, è veramente molto dettagliato. In questo momento dove andremo a applicare quello che faremo con GIMP? Ora vi faccio una breve introduzione e poi iniziamo a lavorare effettivamente su un blog. Andremo ad applicare su un content management system la grafica che faremo. Che cos'è? In realtà questa è solo una categoria di tanti tipi di programmi che servono per fare siti internet in generale, che siano blog o che siano siti professionali. Ce ne sono di tutti i tipi, anche qui ci sono gratuiti, ce ne sono a pagamento, ce ne sono con licenza libera. Qual è il bello di questa cosa? È che al giorno d'oggi, per fare un sito internet, in molti casi non è che lo dobbiamo sviluppare da zero, andare a scrivere il codice, poi vi accenno anche due secondi quali sono gli strumenti per farlo, però non è che dobbiamo fare tutto il codice, tutta la grafica, tutta l'impaginazione, eccetera. Esistono dei programmi, oggi andiamo a vedere Joomla, per esempio, ma ne esistono tantissimi come WordPress, uno dei più famosi, che ci danno già tutti gli strumenti per il sito internet, cioè noi lo installiamo e abbiamo già la possibilità di avere sia una struttura per il sito che per i contenuti, che una struttura per l'amministrazione, in modo che possiamo modificare la grafica facilmente come vogliamo, senza essere degli esperti di codice, inserire articoli. Anche questi programmi sono modulari, quindi aggiungere dei moduli, ad esempio avete visto sui siti internet spesso c'è il mi piace di Facebook, o comunque unisciti al gruppo di Facebook, di Twitter, eccetera. Ecco, sono tutti moduli aggiuntivi che potete inserire, ma ne esistono tutti i tipi, da calendari, agli slideshow, ai video, qualunque cosa, li potete inserire senza usare codice, senza programmare. Però non è semplicissimo, invece di diventare esperti programmatori o di impaginazione grafica, di impostazione grafica su internet, c'è tutta una categoria di esperti che si occupano di come gestire al meglio i CMS e si specializzano in uno o più di uno. Ok, normalmente per una persona che sa usare CMS mettere su un sito in questo modo è notevolmente più veloce che realizzarlo da zero, questo insomma penso sia abbastanza intuibile, e fra l'altro ecco, nel mondo del lavoro è importante perché mettendoci meno ore per svilupparlo ovviamente il prodotto costa di meno per i clienti e quindi sicuramente siamo più competitivi sul mercato.
Questo è il sito di Joomla, lo stesso è gratuito e anche questo è offerto con licenza libera. Andate qui e lo scaricate. A questo punto, una volta che l'avete scaricato, avete quello che vi serve per mettere su un sito. Ora andiamo a guardare qualcuna di queste caratteristiche. Qual è il problema? È che quando voi vi collegate a un sito internet, per esempio su Facebook, che cosa fate? Aprite il browser, quello che volete, per esempio abbiamo visto Firefox, Chrome, e mettete l'indirizzo, ok? Quindi se volete, l'avete fatto tutti, penso, no? Sì, su Facebook ci andate tutti. Se ci stai andando dal cellulare da oggi, sei spettissimali. Ok, quindi tutti siete andati su Facebook, vabbè. E qual è la forza di internet? È che c'è un sito, ospitato su un server si chiama, che è raggiungibile da tutti in tutto il mondo. Quindi la prima cosa da fare è che se voi volete mettere su anche un blog, ad esempio, che cosa dovete fare? Dovete installare questo software che avete scaricato su un server che è utilizzabile, che è raggiungibile da tutti, da vostri amici, dalle persone a cui lo volete far raggiungere. Cioè, se io lo metto ora l'ho installato su questo portatile, ok? Questo portatile al momento non è collegato a internet perché non abbiamo la presa di rete e perché non siamo collegati a nessun access point. Quindi lo useremo noi locale, vi farò vedere come usarlo, ma se qualcuno si volesse connettere, non essendoci connessione né fisica né senza fili, non ci si può connettere. Ecco, invece l'importante è posizionarlo su un server raggiungibile da tutti. Che tecnologie dobbiamo utilizzare? Allora, Luca prima vi ha parlato del server Apache, che è uno dei più utilizzati al mondo. Ecco, le tecnologie che servono sono queste. Un server web, che si installa su qualunque sistema operativo, noi lo usiamo sempre su Linux, ma nella maggior parte dei casi al mondo è utilizzato su Linux. Che cosa fa questo server web? Avete idea di cos'è un server web? Questo tipo di prodotti, server web, non fanno altro che far funzionare le pagine che voi mettete su internet. Non so, Facebook si basa su un server di questo tipo, il vostro sito della scuola, per esempio, ha un blog, è praticamente un blog fatto con un CMS e sicuramente gira su un server web. Quindi il server web è un server che vi mette a disposizione, prima di tutto deve essere raggiungibile da tutti, e poi vi mette a disposizione un sistema per cui quando una persona si connette e richiede la pagina, gli offre questo servizio, gli fa vedere la pagina e tutti i servizi che sono all'interno della pagina web. Ok, questo è il prodotto di base. Questo è il sito di Apache, della Apache Foundation, apache.org. Anche qui può essere scaricato gratuitamente e con licenza libera. Oltre al server web, avete bisogno di un linguaggio di programmazione, ok? Voi non le dovete usare eventualmente tutte queste cose, vi scaricate Joomla ad esempio e lo installate su questo server, però su questo server ci deve essere il web server, un linguaggio di programmazione che è quello con cui è stato sviluppato il CMS, quindi nel nostro caso Joomla, che si chiama PHP. L'avete mai sentito nominare PHP? È un linguaggio tipo Java, Java lo conoscevate come sigla, PHP è uno dei linguaggi più usati sul web, io penso che sia, il più usato sul web come linguaggio di programmazione. Questo è il sito di PHP, anche questo lo potete scaricare senza nessun problema. E la terza cosa di cui avete bisogno è un database, qui c'è la definizione, ma in realtà che cos'è? Non è altro che un sistema per immagazzinare i dati in modo intelligente. Non so, se pensate, quando per esempio usate Facebook, immaginate di tutti nel mondo usano Facebook, quanti dati inseriscono continuamente all'interno. Quando voi per esempio fate una ricerca su Facebook il nome di un vostro amico, avete idea di che cosa succede dietro nel sistema? Magicamente vi viene la lista delle persone che si chiamano come dite voi, magari ce ne so di più nel mondo di omonimi. Quello che succede non è altro che quando voi scrivete il nome, insomma Mario Rossi, andate a cercare tutti Mario Rossi, quella pagina web non fa altro che andare a interrogare il server web e gli dice: ma guarda, queste persone stanno cercando un nome che è Mario Rossi, quello che volete. A questo punto, tramite il linguaggio che si è visto, o un altro linguaggio, viene fatta un'interrogazione a questa cosa qui, al database, cioè il posto dove sono memorizzati tutti questi dati. Tutto funziona velocemente perché questi sistemi che immagazzinano i dati li immagazzinano in modo intelligente, cioè in anche se sono veramente, penso, una quantità di terabyte spropositata, però vengono immagazzinati in un modo per il quale è facile sia l'inserimento che è veloce la ricerca. Questi sono gli strumenti che servono per fare un qualunque sito web. MySQL è uno dei database più diffusi, più che altro anche questo è gratuito, perciò
viene utilizzato, può essere utilizzato anche a livello professionale in modo gratuito, ma non è l'unico, ne esistono tantissimi. Mi chiederete, c'è da fare tutta questa cosa complicatissima per mettere su un sito web? No, in realtà questo è quello che ci deve essere nel posto dove voi andate a installare il sito web. Potete installare il sito web nel vostro computer installando tutti questi componenti. Di solito chi è appassionato lo fa, chi lo fa per lavoro invece lo fa per forza perché deve offrire un servizio professionale. Ma su internet basta fare una ricerca su Google e trovate tantissimi servizi di hosting, si chiamano. L'hosting non sono altro che delle società che vi mettono a disposizione già tutti questi componenti installati da qualche parte sui loro server. Certi sono gratuiti, per esempio per utilizzi non commerciali, per fare dei piccoli siti, altri sono a pagamento. Perciò basta che andiate su internet a fare una ricerca e già potete trovare un servizio di hosting gratuito e semplicemente installare lì il vostro sito web. Le tecnologie che sono alla base del web sono fondamentalmente l'HTML, non so se l'avete mai sentito, l'HTML è il linguaggio con cui sono fatte le pagine su internet, cioè il vostro browser, ora dopo lo facciamo, qui ho per esempio, ok, qui ho un sito che useremo per test, questo è proprio un'installazione di Joomla con un particolare template grafico, quindi un particolare schema grafico. Ecco, se volete vedere ad esempio, ora a seconda del browser può cambiare un po' la denominazione delle voci, ma se ad esempio col tasto destro pigiate all'interno della pagina, vedete che c'è sempre una voce che si chiama più o meno in questo modo, visualizza sorgente pagina, e vi fa vedere com'è fatta questa pagina. E questa pagina, se vedete, non so se l'avete mai vista, è composta da una serie di tag, si chiamano tag queste istruzioni messe fra queste due parentesi a punta. E questo è l'HTML, ok? L'HTML descrive tutti i contenuti che sono all'interno della pagina. Ad esempio queste scritte che vedete qua sono quelle che poi ritroviamo nel sito, ok? Questo è l'HTML che si riferisce all'utilizzo dei contenuti che sono nel sito. Invece l'impostazione grafica viene fatta utilizzando un altro strumento che si chiamano CSS, fogli di stile. I fogli di stile non fanno altro che prendere gli elementi HTML e dargli delle formattazioni grafiche. Quindi se vedete una cosa che ha un colore particolare, come dove è posizionata un'immagine, se c'è uno sfondo, la dimensione del carattere, eccetera, tutto è definito all'interno del foglio di stile, collegato ai tag HTML che generano la pagina. Qua a destra vedete... Cioè, in pratica quello è il primo che ho fatto vedere su scritto, se è facile perché uno prende gli elementi, li mette nella pagina come gli pare. E siti web invece, ci sono tutti questi codici, questi linguaggi, sia l'HTML che il CSS, sono anche cose molto tecniche, voi le dovete sapere e in base a questi codici vi dispone gli elementi per l'impagina come volete voi. Ovviamente è molto meno immediato rispetto a quando si fa la grafica per la stampa, perché il libro è facilissimo. Qui invece anche solo cambiare un testo, il colore di un testo, cambiare il tipo di font di un testo, bisogna sapere tutti questi codici particolari e sapere dove metterli. Insomma è un processo un pochino più lungo rispetto a quello che fate voi normalmente sul Photoshop o sull'Illustrator. Però insomma poi quando una volta imparati questi codici è abbastanza, cioè sono un po' sempre le stesse cose, una cosa molto schematica, però è sicuramente meno immediato rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. No, anzi, fa piacere perché Federica è esperta anche di questo settore. Sì, faccio anche web design. Quindi il web design utilizza queste cose. Ora raccontate in 5 minuti tutti insieme, sembrano così tante cose complicate, e uno dice, ma è possibile sia così complicato realizzare queste cose? Ma in realtà, come diceva Federica, poi sono sempre le stesse, si utilizzano sempre negli stessi modi, lì viene fuori più la creatività nel fare qualcosa, l'esperienza. Perciò è molto più semplice di quanto sembra ora questa cosa. Poi ora dopo andremo proprio a fare un esempio e lo vedremo. Però ricordatevi che ecco, secondo me siete nel momento giusto della vostra vita per prendere già una decisione di questo tipo. Magari se vi può piacere qualcosa di questo tipo, la grafica sul web, comunque fare il web design, visto che è già difficile trovare lavoro, però in questo modo invece si trova un po' più facilmente, sì, lavoro. Sì, trovo un sacco di richieste di lavoro per web design. Cioè non è che... veramente una cosa che vi potrebbe aiutare. Ora, poi il problema di trovare il lavoro oggi è che uno non può fare una cosa sola. Buongiorno. Buongiorno.
ideale specializzarti su una cosa sola, però soprattutto nell'ambito della grafica, nel senso per fare una cosa sola non c'è abbastanza richiesta di lavoro, quindi devi riuscire a fare un po' di tutto, nel senso che se sei grafico devi saper fare la grafica stampata, un web design, devi saper fare loghi, quindi lavoro un po' da illustratore, insomma più cose sai fare più c'è possibilità che trovi lavoro. Io per esempio lavoro in uno studio di fotografia, che io personalmente non sono fotografa, ma il mio datore di lavoro è fotografo da 30 anni, però oggigiorno con il discorso della fotografia digitale, ora non so chi mi ha detto che voleva fare la fotografa, Terry, col discorso della fotografia digitale c'è molto meno richiesta di lavoro, perché tutti hanno le macchine digitali, cellulari, si fanno le foto da soli. E quindi è già parecchi anni che il mio datore di lavoro solo di fotografia non può campare, quindi fa impaginazione, fa editoria, ci sono io che gli faccio grafica pubblicitaria, gli faccio siti web, quindi uno più sa. Ora non dico che certo l'ideale è sempre specializzarsi più su una cosa, però anche se sai altre cose che ti piacciono c'è più possibilità certo di trovare lavoro, soprattutto nel nostro ambito, quello della grafica sicuramente. Scusa, no, anzi, mi fa più piacere. E fra l'altro voi siete nell'età giusta per cercare di capire se vi possono piacere queste cose. Per sviluppare i primi siti web, fare le prime cose sulla grafica dei siti, non c'è bisogno di avere conoscenze tecniche particolari. Quindi se siete interessati potete già ora sicuramente iniziare a mettere su qualcosa e iniziare a fare esperienza. L'ultima evoluzione di queste due cose che vi ho detto, l'HTML e fogli di stile, sono di pochissimo tempo fa e si chiama l'ultima versione dell'HTML HTML5. Ora è molto bella la storia dell'HTML, però non mi metto a farla. L'HTML5 perché diciamo i grandi, secondo me i grandi passaggi nell'ambito del web sono stati un po' di anni fa, diciamo verso all'inizio del 2000-2003 così, quello che è stato chiamato il web 2.0, che era il web sociale, social network, ma più che altro inteso proprio come la socialità all'interno del web. Il nuovo passaggio è stato fatto in questi anni, l'anno scorso praticamente, che è nato quello che è il nuovo web, che non ha assunto un nome particolare, ma viene chiamato il web semantico, perché per sviluppare un sito web non si sta a guardare più la parte tecnica, ma si sta a guardare il significato delle cose. Questo vuol dire, ora così è un po' astratto, però credetemi, questo è lo sviluppo futuro del web. E al pari di quelli che erano i fogli di stile di un po' d'anni fa, questa è la pagina di Wikipedia italiana, è poco aggiornata come vedete, però i fogli di stile versione 3 sono ormai utilizzatissimi e permettono di fare sul web tutte le cose che si possono fare veramente con qualunque programma di impaginazione. Al giorno di oggi con queste tecniche si può fare su una pagina web qualunque cosa, vi sarà capitato di vederlo, veramente sovrapporre immagini, impostarle, cioè come se fosse non più una pagina web ma come se fosse veramente una pagina di un libro e di un volantino. Allora, che cosa ho fatto qui sul mio computer? Sul mio computer ho fatto tutto quello che vi ho detto, visto che non eravamo collegati, ho preparato l'installazione con il server web e tutto quello che serviva, ok? Poi una volta fatto il server web, in una cartella, questa qua, ho scaricato Joomla dal sito che vi ho fatto vedere, si scarica in genere un archivio compresso, uno zip, può essere anche altri formati, e l'ho scompattato dentro questa cartella che si chiama Joomla 254. Tanta fantasia, ma è perché è la versione che ho scaricato. Quassù nella parte alta della finestra vedete la struttura delle cartelle. Quindi c'è una cartella test, all'inizio c'è una cartella che si chiama sempre per standard www, e vuol dire che tutto quello che è lì dentro viene visto nel nostro server web. Ho fatto una cartella test, lì sotto ci ho messo questa cartella che si chiama Joomla, dove ci ho scompattato appunto il CMS che ho scaricato dal web. Come vedete a questo punto nella barra del browser, nella barra dell'indirizzo, invece di scrivere il solito indirizzo, ad esempio www.facebook.com o l'indirizzo di qualche altra cosa, www.corriere.it, repubblica.it, quello che volete, gazzetta.it, in realtà ho messo un indirizzo che è locale, si chiama appunto localhost. Invece di andare a cercare questa pagina su internet la va a cercare sul mio computer, però è come se fosse su un server esterno, non cambia assolutamente niente, è una simulazione. E poi vedete la struttura delle cartelle, proprio test e Joomla 254, ok?
L'installazione di base prevede dei template grafici. Con template grafici intendiamo tutto quello che riguarda l'impaginazione grafica del sito internet. E questo è uno di quelli che ho installato. Quando installate un programma di questo tipo, un CMS per fare i siti internet, quello che succede, quasi tutti funzionano in questo modo. Vi installano dei dati di test, vedete? Queste cose non le ho scritte io, sono un po' per riempire il sito, parlano in questo caso di Joomla, perché ho scaricato Joomla, come iniziare, eccetera, e mettono una serie di menu di esempio. Quindi già il sito si può vedere se funziona, cliccando su un sito, sicuramente su un link, sicuramente si va a un'altra pagina, e così via. E poi installano anche quella che si chiama una pagina di amministrazione. In questo caso si accede scrivendo slash administrator dopo l'indirizzo del sito. Chiede un utente e una password per accedere, in modo che possano accedere solamente le persone che hanno installato il sito, che hanno i diritti di accedere. E vedete, come vedete, solo dopo l'installazione, io non ho fatto niente, questo è tutto quello che mi mette a disposizione questo programma, mi dà la possibilità di gestire tutto quello che mi serve per il sito, per esempio per scrivere un nuovo articolo, per fare una nuova categoria di articoli. Gestore media possiamo inserire immagini, video, PDF, quello che volete. Possiamo configurare i menu, possiamo configurare gli utenti, per esempio potrei non voler accedere solo io, ma dare l'accesso anche a voi per scrivere degli articoli, e così via, la configurazione globale. Quindi, come vedete, una volta fatta l'installazione, se scelgo un provider, un servizio di hosting che mi dà il web server installato con tutto quello che vogliamo, basta scaricare questo programma e abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per realizzare un sito. Ora, chiaramente non andiamo a analizzare questo CMS nel dettaglio, vi farò vedere solo una o due cose che ci servono poi per capire come applicare la manipolazione della grafica a quella che è la struttura grafica del sito. Una cosa molto potente, abbiamo detto, sono le estensioni di tutta questa serie di programmi. Le estensioni si installano facilmente, guardate, basta che andiate su questo menu e vi dice di selezionare il file che volete installare, che contiene un'estensione in termine ampio. Quindi abbiamo detto, potrebbe essere un modulo di mi piace su Facebook, un calendario, potrebbe essere un template grafico. In questo caso io ho installato qualche template grafico per farvi vedere le potenzialità. Come ho fatto? Sono andato su internet, ho aperto Google e ho fatto una ricerca e ho scritto template gratuiti per Joomla. Mi ha dato una serie di siti, tantissimi, da quali ho scelto qualcuno che mi piaceva, per esempio questo qui. Ok, questo qui che vedete ora. Sono andato su questo sito, l'ho scaricato, ho letto la licenza era per utilizzo gratuito, quindi la potevo utilizzare, per utilizzo gratuito non commerciale, e oltre a questo ne ho scaricati altri due o tre. Li ho scaricati su una cartella del mio computer e poi da qui li ho selezionati e li ho installati. Quando li ho installati posso andare nel menu gestione template e mi fa vedere tutti quelli che ho installato. Eccoli qua, guardate quanti ce ne sono. Potete installare quelli che volete. E ad esempio, ecco, questo che si chiama SiteGround, che è il nome dell'azienda che li produce, un'azienda molto famosa, fa sia template grafici gratuiti che a pagamento, che sono molto professionali, tra l'altro, per, non solo per Joomla, ma veramente di tutti i tipi. Se vado nel menu dove mi permette di scegliere quale voglio visualizzare, vi faccio vedere com'è semplice cambiarlo. Allora, questo qui dove vedete l'asterisco è quello che è in funzione in questo momento. Ne seleziono un altro, guardate, basta fare così, e gli ho detto utilizza quest'altro template grafico. Basta ritornare sul sito, aggiorno la pagina e come vedete mi è cambiato il template grafico. Ok? E così lo posso fare per quanti template grafici mi pare. Perciò qui è vero che c'è il lavoro di molte persone, chi ha sviluppato il CMS, chi ha fatto il template grafico, il mio che è stato semplice in questo momento, che ho installato il template grafico. Ma così potete andare su internet, cercare tutti i template gratuiti o pagamento che volete a seconda del lavoro che fate e inserirli nel vostro sito web, e così potremo continuare a cambiarli. Tanto per, non so se qualcuno di voi aveva mai visto funzionare questa cosa, come si utilizza un CMS, l'aveva mai visto qualcuno? Nell'utilizzo come vi sembra? Mi sembra abbastanza semplice. Sì. Basta cambio template, ok? E ce n'è un altro. Chiaramente, che cosa si fa? Normalmente al momento di lavorare su un sito web
tutti fanno così, non è che creano un template grafico da zero, ne cercano uno gratuito se la licenza permette di modificarlo a pagamento, dove c'è un'impaginazione che è più o meno simile, anche i colori, la grafica eccetera, a quella che vogliamo noi, e poi la andiamo a modificare per gli aspetti che ci interessano, o se no si può anche costruire da zero, ci vuole un pochino più tempo. Allora, quello che vi volevo far vedere, cercherò di farlo velocemente, è di prendere un template grafico predefinito, questo qui scaricato da internet, eccolo qua, e modificare un'immagine. E avevo pensato di modificare l'immagine che è nella testata, ok? Come faccio? Utilizzo il software di grafica che avevo detto prima, quello GIMP, con il quale possiamo manipolare le immagini. Allora, prima di tutto, una cosa che dobbiamo fare modificando questa immagine, dobbiamo trovare dove è sul nostro computer o sul server che ospita questo sito, ok? Se la vediamo qui sul web collegandosi al sito, vuol dire che nelle cartelle del server c'è da qualche parte, ok? Chiaramente dove sarà? Sarà nel server web, nella cartella dove noi abbiamo installato Joomla, dove ora abbiamo installato questo template grafico. Abbiamo detto Joomla, l'abbiamo scaricato in questa cartella qua, test Joomla 254. C'è una cartella che si chiama templates. Il bello è che tutti questi prodotti sono costruiti con un'organizzazione eccezionale di tutti i contenuti, quindi una volta dato un'occhiata all'organizzazione è facilissimo orientarsi all'interno della struttura delle cartelle, ok? Quindi vado dentro alla cartella dove ci sono i template, il mio si chiamava in questo modo, vi ricordate? Setground J16.5, e dentro questa cartella c'è proprio una cartella che si chiama immagini, quindi presumibilmente sarà lì dentro, ok? Qui c'è già un piccolo anteprima dell'immagine, in effetti vediamo questa immagine qui, che se la lancio è proprio quella che avevo in mente. Ora ci rendiamo subito conto di una cosa. Ci rendiamo conto del fatto, vedete, questo è il sito web e questa è l'immagine. In realtà l'immagine non è di per sé solo quel pezzettino dove c'è la parte con le foglie, il cielo, che volevamo cambiare, va bene, ma per farlo apparire carino nel sito è stata inserita anche l'ombra, per esempio, vedete, da un senso di tridimensionalità. I bordi sono stati integrati con quello che è il resto della grafica del sito, il verde sopra e il bianco sotto, ok? Quindi quello che vogliamo fare noi, questa è una piccola parte di quello che si può fare nel sito, ma si fa sempre, la testata si modifica in modo che ci si mette, cioè, se è un sito per esempio che sviluppa, che vende arredamento, ci si metterà l'immagine di un divano, di una cucina, di quello che è. Allora, quello che vogliamo fare noi ora è trovare un modo per sostituire quell'immagine con un'altra che ci interessa. E non è semplicissimo, ho scelto questa testata apposta perché non è una semplice immagine quadrata dove basta salvarcela sopra e funziona tutto, ma è un po' più complicato perché c'è il bordo bianco, e la cosa un po' più complicata è che nella parte bassa c'è quella parte curva, quindi anche fare una selezione di quel tipo non è facilissimo. Però mi avete detto che avete usato la bacchetta magica, e quindi la bacchetta magica potrebbe essere un ottimo strumento per fare una prima selezione su questo tipo di immagine. Allora, la prima cosa che faccio è questa, prendo questa immagine e la apro con GIMP come editor di immagini, ok? L'ho aperta. Bene? GIMP mette a disposizione delle finestre con degli strumenti, un po' come fa Photoshop. Non c'è grande differenza, normalmente avete una finestra, o può essere tutto in una finestra sola, ma insomma avete una zona dove c'è l'immagine, altre zone dove ci sono gli strumenti e altre zone dove invece ci sono informazioni aggiuntive, non so, potrebbero essere i livelli dell'immagine, di colore, eccetera. È simile a come vi aspettate il programma di grafica? No? È diverso Photoshop? No. È uguale, tutti i programmi di grafica, gli strumenti a sinistra, le palette a destra, in mezzo l'area di lavoro, il menu in cima. Ma non male, è molto simile, insomma, se sapete usare Photoshop o GIMP, anche le stesse icone, è molto molto simile, no, ci orientate benissimo, insomma, senza problemi. No. Cioè, io vedo che chi è esperto di programmi di grafica, dopo 5 minuti che se ne rende conto come si chiamano le cose, poi li utilizza su GIMP. Esattamente allo stesso modo. Allora, ci voglio mettere un'altra immagine. La prima cosa da fare, secondo voi, qual è? Tagliare. Sì, prima ancora? Tagliare. Ancora prima?
scegliere un'immagine a metterci, va bene? Come fareste voi a cercare un'immagine carina? Io ho avuto... Su internet, perfetto. Io che cosa ho fatto? Sono andato su Flickr, flickr.com, ok? Flickr è un sito, uno dei più importanti al mondo, dove vengono, non è l'unico, ce ne sono tantissimi, però dove è un po' come di casa web, ma è molto più... Diciamo che Flickr è stato uno dei primi siti al mondo per raccogliere foto, ma ha un sistema molto complesso, per esempio si possono associare tag alle foto, argomenti, fare gallerie. Diciamo che è così tanti anni che c'è. Io mi ricordo che nel 2005 ero a Roma a una conferenza, io facevo un intervento sulla parte di informatica di Java, però c'era uno dei relatori che era uno dei presidenti della Pace Foundation, quella che abbiamo visto prima, che parla proprio, che veniva lì a parlare del software di Apache, e invece di fare analizzare l'aspetto tecnico di quel software, analizzò quello che ai tempi vi ho detto era il social web, cioè l'aspetto sociale, e portò per esempio proprio la nascita di Flickr, era nato da già diversi anni, ma insomma era in quel momento che stava diventando sociale. E ecco, questi sono stati proprio i primi esempi di quello che è stato il social web dopo il web 1.0, e ormai è così grande questo sito che raccoglie veramente tantissime immagini, ok? Sì, poi vedete, si può anche accedere dal profilo con Facebook, l'account di Google, quindi in genere sono tutti interfacciati insieme con i social network. Io ho fatto una ricerca, sono andato nella ricerca avanzata e ho scritto Maremma. Volevo trovare un'immagine del nostro territorio, ok? Un paesaggio, qualcosa di questo tipo. Ricordatevi sempre che tutto quello che trovate su internet non è detto che possa riessere utilizzato. Ogni cosa, anche se non c'è scritto, ha una licenza. Un po' il discorso che vi faceva Luca. E quindi, siccome io volevo riutilizzare questa immagine nel mio sito internet, e questa è una cosa che a cui dovreste fare sempre attenzione, ho fatto la ricerca solamente tra le immagini che hanno questo tipo di licenza, che mi permette di fare questa cosa. La licenza che utilizzano loro, che è la più diffusa al mondo per questo tipo di attività, si chiama Creative Commons e è divisa al suo interno in tanti tipi di licenze che permettono di fare più o meno cose. E in realtà, io vedete, ho fatto il check dove c'è scritto trova contenuti da modificare, adattare o da quali prendere spunto. Quindi io stavo cercando un'immagine che posso riutilizzare e modificare. Se volete informazioni su Creative Commons, esiste il sito Creative Commons Italia, oltre a quello mondiale, dove vi spiega tutte le caratteristiche, anche su Wikipedia, vedete tutte le caratteristiche che hanno le loro licenze e come possono essere utilizzate. Ho fatto una ricerca, alla fine ho trovato questa immagine, ok? Ho preso quella a dimensioni reali, era molto grossa, era 1600x1200 e l'ho scaricata sul mio computer. Mi permetteva di fare la licenza, perciò l'ho fatto. Una cosa, per esempio, Federica prima, quando parlava della parte di impaginazione per la stampa, parlava della risoluzione, della definizione per la stampa. È molto importante che la risoluzione sia parecchio alta delle immagini. Perché? Perché immaginatevi, se stampate un manifesto 6x3, se avete una risoluzione, se partite da una risoluzione bassa, quando lo stampate, grosso in quel modo vi viene a quadrettoni, va bene? Nel web è un po' il contrario, si cerca sempre di diminuire proprio al minimo essenziale la grafica, in modo che il caricamento delle pagine viene molto velocemente. Se ho tante immagini grosse, il sito diventa un po' lento nel funzionamento. Però diciamo, ecco, cerchiamo di raggiungere un livello minimo di decenza, tanto le cose che si vedono sul web sono piccole, un po' come quando mettete video, non è che devono essere altissima risoluzione, quindi figuriamoci le immagini. Perciò ecco, ho scaricato quell'immagine e me la sono messa su il mio disco, su una cartella. Questa è quella finale, niente sbagliato. E ho cercato di utilizzarla ora, prima o poi la trovo, eccola. Ho cercato di utilizzarla per integrarla con quell'immagine che abbiamo visto, ok, questa che si era detto prima, in modo che mi venga all'interno di quella cornice, ma carina, insomma, no? Che ci metto una foto quadrata sopra quella e poi sembra spiaccicata sul sito su quella lì.
Allora, a questo punto la prima cosa che faccio, apro con GIMP tutte e due le immagini, va bene? Prima di tutto ricordatevi che quando un programma di grafica apre un'immagine, ve la fa vedere con un ingrandimento di zoom particolare, cioè in modo che si veda tutta nello schermo. Però se vedete in basso alla finestra, qua c'è la percentuale dello zoom, per esempio questa è al 100%, così come l'ho vista sul web. Quest'altra è al 33%, perché è al 33% per il fatto che quando la vedo, se la vedessi al 100% non mi entrerebbe nello schermo, tutto lì, poi la posso ingrandire o rendere più piccola come voglio. Allora, la prima cosa, voi che fareste a questo punto per mettere questa immagine del paesaggio, una porzione di questa immagine, all'interno dello spazio di quest'altra dove ci sono il cielo e le foglie? Un'idea. Un'idea, guardate, un'idea, dite, non vi... Un'idea qualunque. Ok, io la prima cosa che farei sarebbe fare in modo che tutte e due si trovino nella stessa immagine. Che ora sono due immagini separate, per metterle insieme in qualche modo dovrò fare. Quindi vediamo un primo passaggio. Potrei copiare la prima immagine, ma ci sono tanti modi per farlo, eh? Uno vale l'altro, questa è una cosa semplice. E incollarla nella seconda. Ora però, se la incollo sopra questa, che cosa succede? Che me la sovrappone e non la posso più utilizzare. Allora, che strumento potrei utilizzare per incollarla in modo che non si sovrapponga a questa immagine e quindi perdo tutte le informazioni di questa? L'avete detto prima, prima vi ho chiesto, avete detto... L'avete già usata, quindi quella è andata, cioè, ma avete detto un'altra cosa prima. Vi ho chiesto, avete utilizzato... Che cosa avete utilizzato? La bacchetta magica. Voi vi ho chiesto, avete utilizzato i livelli, ok. Potrei ad esempio incollarla come un nuovo livello dell'immagine. Ritorna? Però questa finestra, lo schermo è un po' piccolo, il problema è che non si vede tutto, ma se vedete in quella finestra che è a destra, oltre ai pennelli, però c'è un menu, quello centrale, dove mi fa vedere i livelli da cui è composta questa immagine. Allora, come vedete ce n'è uno solo. Se ora su questa immagine incollo quella che avevo copiato come nuovo livello, vedete che nella finestra a destra mi è comparso, oltre il livello precedente, un altro livello, ok? Che è proprio l'immagine che avevo copiato. Perché si vede solo un pezzettino dell'immagine? Perché, come avevo detto, nella visualizzazione che avevamo in quel momento era visualizzata la schermata, l'immagine quella del sito era al 100%, l'altra era al 33%. Quindi mettendole una sopra all'altra, quella al 33% era notevolmente più grossa di quella al 100%. Vi torna? Erano due immagini con due dimensioni profondamente diverse. Infatti, vi avevo detto che quella che avevo scaricato era 1600 pixel per 1200. Però non è un grosso problema, tanto noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo solo far vedere una porzione di quell'immagine. Perciò posso prendere lo strumento che mi permette di muovere il livello, ok? E prendere la porzione che mi interessa. Se avete lavorato con i livelli sapete che cosa sono i livelli. Chi è che me lo spiega? Luna è la più brava? Alessia. Chi è? Allora, Luna Alessia, che cos'è il livello? Alessia. Che cos'è? Che cosa sono i livelli? I livelli servono per mettere qua sotto e sotto. Si sblocca il livello, sì, non si fa più delle modifiche su quel livello, ma ok, va bene. Sapete cosa significa layer in inglese? Perché il livello non è la traduzione giusta. Mi viene dall'inglese layer che significa strati, proprio perché i livelli sono degli strati. Poi in italiano non ho mai capito come l'hanno tradotto con livelli, proprio una cosa è più andata.
però il concetto è proprio quello degli strati, che infatti layers significa strato. È un po' come se voi, utilizzando la carta, poneste un foglio di carta con un'immagine, con sopra un altro foglio di carta e sopra un altro foglio di carta, ok? E li potete muovere come volete questi livelli. Fra l'altro, se voi utilizzate un foglio di carta trasparente, a questo punto se mettete un foglio di carta con un disegno e sopra uno trasparente, se disegnate su quello trasparente si continua a vedere quello che c'è sotto. Questo è uno delle caratteristiche principali. Possiamo visualizzarli o non visualizzarli. Vedete, c'è questo occhiolino vicino a ognuno dei due livelli. Ad esempio, questo è quello, l'ultimo, quello che ho messo sopra. Se deseleziono l'occhiolino, mi fa vedere l'immagine che c'è sotto. Vi torna? Ok? Quindi abbiamo un'immagine sovrapposta a un'altra. Qual è il problema però in questo momento? Che l'immagine di sopra mi copre tutta quella di sotto, va bene? Quindi dovrei trovare un modo per togliere una parte che non mi interessa a quella di sopra e lasciare solo la parte che mi interessa che venga visualizzata, se no... Quindi? Va ritagliata, ok? Perché se la mettessi così sul sito verrebbe bruttissima, verrebbe questo rettangolo piantato lì nel mezzo. Quindi la potrei ritagliare. Secondo voi come posso ritagliarla secondo lo schema di questa immagine qui? Qual è la parte che mi interesserebbe ritagliare? Praticamente vorrei ritagliare dalla parte del paesaggio solamente quella che sta dentro al cielo, dove c'è il cielo e le foglie, lasciare tutto il resto, ok? Datemi un'idea come si dovrebbe fare? Macchina magica, va bene. Che ci faccio con... Ora lo schermo è un po' piccolo, tiro giù questa finestra. Che ci faccio con questa bacchetta magica? Dimmi. Ah, no, ve l'ho chiesto, di dove ci faccio? Si diseleziona la parte. Ma quindi ora dove clicco, per esempio? Dove c'è? Qui? Yeah. Io vorrei ritagliare quella parte col paesaggio in modo che prenda la forma di questa parte qui dove c'è il cielo e le foglie. In modo che al posto... Come? Il fondo. Vorrei che rimanesse il verde fuori, il bordo bianco dentro, ma dentro... sì, infatti, il contorno... Sì, quindi come lo faccio? Vabbè, dai, però ho pigiato da qualche parte con questa marchetta magica. Vabbè. Sì, dentro. Qui? Ai lati. Ai lati dove? Qui? Sì. Allora, prima di tutto non ho preso la bacchetta magica, ho sbagliato lo strumento. Quindi dicio qui, mi seleziona una cosa strana, come mai? Ma te sei sul livello... Ah, hai risposto, No, pensavo che fosse un'altra cosa, scusa. Allora, noi vogliamo fare questa selezione... Devo andare sull'altro livello. Infatti. Ottimo. Vogliamo fare la selezione proprio su questo livello qui, perché c'è la forma e ci interessa. Quindi a questo punto provo a pigiare sul bianco, ora facciamo velocemente senza stare a guardare se viene preciso o no, perché se no... Però ecco, più o meno è venuto fuori il contorno. Ora, come funziona la bacchetta magica? La bacchetta magica funziona con un meccanismo di soglia. Vedete qua giù c'è scritto la soglia. Sapete cos'è la soglia su un meccanismo di selezione di questo tipo? Photoshop è la tolleranza. Tolleranza si chiama, sì. Photoshop, ok. Sapete che cosa vuol dire? No. Nessuno lo sa? Per esempio, guardate, se ora aumento la soglia e la metto molto alta e clicco qui, ma ha selezionato molte più cose. Se la abbasso, me ne seleziona molte di meno. La soglia vuol dire che quando la bacchetta magica, che cosa fa? Cliccando su un punto preciso mi seleziona, ora indipendentemente dal fatto che sia la bacchetta magica o un altro tool che agisca sul colore o su un'altra cosa, il concetto è che questo tipo di strumenti selezionano tutto quello che è simile al punto dove ho cliccato, simile per un qualunque criterio, ok? Può essere il colore, può essere altri tipi, possono essere
sfumature solo di uno dei colori principali, per esempio, oppure sul grigio, quello che volete. Ecco, la soglia vi dà questo limite, questo che abbiamo detto, mi seleziona tutto quello che è simile al punto su cui ho cliccato. Quanto deve essere simile quello che seleziono, il punto su cui ho cliccato, è dato dalla soglia. Ok, più alto è, più seleziona cose che si allontanano da quello che sto selezionando in questo momento. Quindi in genere si va a tentativi e si cerca di capire qual è il numero adatto per selezionare quello che voglio io. Per esempio il 14, vedete che cosa mi fa? Mi seleziona più o meno quello che voglio. Mi ci prende anche, siccome io ho cliccato sul bianco e le nuvole bianche sforano un pochino nel contorno bianco, mi seleziona anche quelle. Però ecco, con un pochino di pazienza si possono, senza nessun problema, deselezionare. Per esempio posso usare uno strumento di selezione rettangolare e fare un'intersezione. E faccio un'intersezione, vedete, in questo momento sto utilizzando l'intersezione, mi c'è venuto il meno vicino al quadretto, e quindi gli posso dire, l'unione, quello che volete, insomma, in questo momento gli sto dicendo di togliermi dalla selezione questi pezzi qui. Poi con un po' di pazienza si potrebbe fare anche questo pezzettino qua giù. Che cosa ho selezionato ora? Un po' velocemente, avrebbe fatto in modo più preciso. Ho selezionato il bordo bianco, ok? Tutto quello che è il bordo bianco. Che cosa ci faccio con questa selezione? Allora, prima di tutto, su quale livello la devo applicare? Sull'altro. Sull'altro, ok? Quindi lo visualizzo e lo seleziono. Ma a questo punto ci sono tantissime tecniche per fare questa cosa. Come? Sì, ora il soprattutto c'è. No, va bene. Soprattutto. Cioè, soprattutto c'è il livello questo qui col paesaggio. La cornice da sopra. Sì. Allora, ci sono mille modi per vincere, insomma, un po' di modi che ci so per farlo. E voi come fareste a questo punto? Ad esempio, io ho la selezione dell'altro del bordo. Lo posso applicare qui. Portando tutto il piano. Dimmi, portando? Il primo piano. E cosa? Il bordo. Ma come faccio? Sposto il livello. Considera che non è solo il bordo, ma anche il resto. L'intorno. Ecco, per esempio, la vostra collega, proviamo, può darsi funzione. Mi propone di tagliare, ok? C'ho una selezione, un'immagine, quindi ritaglio quello che ho selezionato. Taglio. Vado? Tolgo. Ok, cosa avete tagliato? Secondo voi è utile o no questa cosa? Sì, sì. Sì, è un ottimo. Vedere cosa rimane. È un ottimo sistema. Ho separato, ora andrebbe fatto un po' più dettagliatamente, sfumare un po' più marco, ma insomma, ho separato quella che è la parte che mi interessa da quella che non mi interessa. A questo punto la strada è semplicissima. Ad esempio, se annullo questa selezione e poi a questo punto riprendo la bacchetta magica con una soglia altissima e seleziono cliccando su un punto qualunque del bordo che non mi interessa, me lo seleziona tutto. Perché? Perché lo stacco da quel bordo lì alla parte che mi interessa, a questo punto è altissimo, sono tutti livelli di colore completamente diversi. Posso ritagliare quella parte lì e magicamente, a parte rifinirlo un pochino, è successo quello che ci serviva. Ok, vedete? Sì. Prima era in questo modo e ora è così, quindi il risultato mi sembra buono, insomma, a parte qualche pezzettino andava un po' più rifinito su questa cosa. Ok, non è stato complicatissimo, avete visto, in realtà già con l'esperienza che avete voi fare una modifica di questo sito sul template grafico di un sito è abbastanza semplice. 2 minuti lo andiamo a mettere sul sito, andiamo a vedere come funziona. Allora, una cosa, la prima cosa da fare quando si utilizza un qualunque strumento informatico, è una cosa che io non ho fatto, è salvare spesso, perché non si sa mai se potrebbe spegnere il computer, potrebbe succedere qualcosa. Potrebbe saltare la luce. Quindi controllavo il bancato tutto di qua. Quindi la prima cosa, ricordatevelo sempre, è salvare. L'altro giorno è saltata la luce e tutti ci avevano la e ricordatevi sempre, quando utilizzate quando utilizzate un programma, in questo caso di grafica, ma anche un programma come era prima di impaginazione, ma anche un programma di editing audio e video, perché rimangano tutte le caratteristiche che stiamo utilizzando noi e che abbiamo applicato sull'immagine, è sempre importante salvare quel documento come progetto
di quel tipo di programma. Ad esempio, se voi salvate con Photoshop l'estensione dei progetti di Photoshop, qual è? Com'è? Quando voi utilizzate Photoshop e volete salvare il progetto di Photoshop così com'è, senza fare un'immagine JPEG, GIF, c'ha un suo formato, una sua estensione. Va bene, Photoshop è PSD, ok? GIMP si chiama XCF, il suo formato, ok? Salvo. A questo punto, qual è la differenza da averlo salvato così o averlo salvato ad esempio in un JPEG? Sì, ok, quindi ritrovi tutte le caratteristiche che abbiamo applicato noi, i livelli per esempio, se hai applicato altri effetti che i formati non, che gli altri formati non supportano, ad esempio potresti aver applicato delle trasparenze e magari lo salvi in JPEG e non ti conserva la trasparenza e così via. Poi a questo punto, ultima cosa che devo fare, mi salvo questa immagine, invece anche nel formato non mi serve, per metterlo sul web, ok? Allora, l'immagine originale, quella che siamo andati a prendere per riprendere tutta la cornice, si chiamava header.img.jpg, ok? Quindi era un JPEG. Perciò potrei salvare anche questa immagine qui. In formato JPEG, ok? E la vado a salvare esattamente dove stava l'altra. L'ho chiamata in un modo diverso. Mi fa una domanda, vedete, mi dice che per esempio questo plugin non può gestire la trasparenza, non può gestire i livelli, non può gestire tante cose che gestisce il progetto, mi dice, sei d'accordo a farlo? Sì, sì. Mi chiede tutte le caratteristiche del JPEG, per esempio la compressione, poi insomma ci sono altre opzioni che ora non mi interessano e lo salvo. A questo punto, nel sito web c'è sempre la vecchia immagine, che cosa devo fare? Allora, non è sicuramente la miglior cosa da fare, ma visto che abbiamo poco tempo, in questo momento potremmo sostituire, facciamo questa cosa, vi faccio vedere come viene il risultato finale. Potremmo sostituire proprio l'immagine originale con quella che abbiamo fatto noi, ok? La rinomino. Una volta che ho rinominato quella originale, non c'è più, quindi se aggiorno il sito, come vedete, non la trova, ok? Quindi ora basta che ci metta quella nuova che ho fatto e più o meno, a parte il fatto magari se ritagliata un po' velocemente si poteva fare qualcosa che falla un pochino più precisa, però gli ridò il nome di quella originale, aggiorno e a questo punto ci è venuta la nuova immagine, ok? Bene, noi dovevamo fare fino alle 12, siamo arrivati alle 12.